La mostra Amori Divini vuole essere un approfondimento successo in antico di alcuni miti e della loro fortuna anche in età rinascimentale e tardo barocca. Infatti, oltre alle opere archeologiche provenienti da questo museo e da Pompei, anzi mi piace sottolineare che è questa un'occasione in cui Pompei ha prestato alcune dei suoi pezzi più belli, come il gruppo di Satiro ed Ermafrodito proveniente da Oplontis. Accanto a queste opere si trovano quadri e bronzetti prestati da musei italiani e stranieri ed è quindi anche questo un motivo di orgoglio poter ospitare opere lì dove siamo in genere noi ad essere prestatori. Una delle tante ragioni di questa mostra, credo vi sia stato già spiegato qual è il senso, quali sono i racconti che vengono illustrati nelle sale, ma una motivazione anche forte è quella di mostrare al pubblico cose poco note, opere mai viste prima e anche recuperi dai depositi, oggetti che vengono da altri musei, ma anche opere che sono nel patrimonio del museo archeologico ma che non erano fino ad ora state esposte, come gli affreschi che vedete dall'altro lato della sala, o opere che sono esposte come questa scultura che fu rinvenuta nel 1830 nella Casa del Fauno a Pompei, è attualmente esposta nella Sala dei Mosaici, ma che abbiamo recuperato a questa esposizione per mostrarne la particolare pregnanza semantica. È una statuetta di un fanciullo che si appoggia ad un pilastro, manca la testa, mancano gli arti, quindi sarebbe di per sé difficilmente identificabile se non fosse per un particolare, quello della mano portata sul dorso che regge un pomo e quindi è sempre stata interpretata come paride. Appunto il giovane figlio del re di Troia è chiamato a scegliere tra le più belle delle dee e a dare loro un pomo d'oro, un pomo di oro, ma l'altro possibile significato è invece che rappresenti Narciso. Il pomo è il simbolo della giovinezza e Narciso è un fanciullo bellissimo di cui tutti si innamorano, uomini e donne, fanciulli e fanciulle, ma lui non ama nessuno e quindi viene punito ad innamorarsi di se stesso e questa sarà la causa della sua rovina. Allora, questa statua si trovava nella Casa del Fauno, era collocata nel giardino nei pressi di una fontana. Questa sua collocazione, così come l'abbiamo ricostruita leggendo le fonti di scavo, ne consente l'interpretazione, la lettura ed è quindi la più antica rappresentazione di sale d'età augustea del mito ovidiano recepito in un contesto particolare come quello di Pompei. Si inaugura questa mostra sugli amori divini che si apre con il trionfo di Ovidio, perché è evidente che il referente letterario di questi quadri, di queste immagini rinviano al mondo delle metamorfosi, al mondo del cambiamento. Ovidio è l'autore che ha in poesia reso il cambiamento, la trasformazione continua dell'umanità attraverso una partecipazione degli dèi, i quali piuttosto che essere un elemento di equilibrio, un elemento separato, sono invece il motivo scatenante di molti di questi drammi di trasformazione. Le immagini sono in fondo il corrispettivo di quello che è il miracolo del poema ovidiano, miracolo perché Ovidio usa un linguaggio cinematografico dinamico
col quale vuole mettere lo spettatore di fronte all'immagine più che di fronte ad una descrizione. Il lettore di Ovidio è chi attraverso le parole dello scrittore è messo in una realtà di cui diventa spettatore. Ci troviamo all'inaugurazione della mostra Amori Divini, un altro capitolo si apre nel rapporto tra il Man e Pompei, è il secondo anno, infatti, che si collabora nel quadro di una tematica. L'anno scorso fu l'Egitto, quest'anno fu Pompei e la Grecia. Il tema che viene approfondito al museo è il mito, alcuni miti che sono legati alle metamorfosi, alle questioni amorose che sono narrate appunto dalle metamorfosi di Ovidio, e la cosa estremamente raffinata che colpisce è il fatto che si possono vedere insieme rispetto a uno stesso mito, come quello di Atteone, come quello per esempio di Europa, opere antiche e opere post-classiche. Continua quindi, come dire, l'approfondimento di questa fortuna del mito che parte dai vasi greci, da quelli italioti, e poi si insinua negli affreschi di Pompei e risorge, rinasce nello splendore del Rinascimento fino ad oltre il Settecento. Un'ultima riflessione sono i prestiti che ci provengono dai più grandi musei mondiali come l'Hermitage o il Getty, ma anche da importantissime istituzioni nazionali come per esempio gli Uffizi, un cui quadro costituisce l'immagine portante della mostra. Quindi l'invito è di venire a vedere la mostra, che durerà dal 6 di giugno fino al 16 di ottobre e sicuramente fornirà estreme sorprese, in quanto oltre al materiale esposto allo splendido allestimento si potrà godere anche dei recuperati pavimenti antichi che fin dall'Ottocento furono posizionati nel museo e che fino a pochi giorni fa non erano visibili al pubblico.